Radio Cusano TV Italia. Benvenuti e bentornati da Riccardo Borgia con questa nostra nuova puntata di 264 Zoom, dove andiamo ad affrontare quest'oggi il tema della musica. Molti in questi mesi che sono stati chiusi a casa l'hanno ascoltata per passione, per noia, e molti, essendo musicisti, l'hanno praticata. E proprio quest'oggi affronteremo questo tema, la riapertura delle sale prova, degli studi di registrazione dopo il 18 maggio, con due responsabili dell'Eco Sound. Mauro, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mauro e Roberto, buonasera. Buonasera. Ecco, ragazzi, partiamo intanto da voi, dall'Eco Sound. Insomma, si riparte dopo mesi di stop, di chiusura. Ecco, com'è la situazione attuale? Vado. Sì, va bene. Allora, siamo sicuramente felici di essere entrati alla base dopo mesi di divano e pizza. Insomma, ci mancava tantissimo lo studio, la musica. Abbiamo fatto qualcosa da casa, però insomma non è la stessa cosa. E parte positivi, dai, nel senso che due mesi sono stati troppo pesanti, insomma molto. Il primo mese magari è stato più leggero, però poi è diventato un po' una fase oscura. Però dai, ci siamo. Oggi abbiamo riaperto, in questi giorni abbiamo speso un po' di tempo, il giusto tempo per sanificare le sale e tutto e metterci in condizione di partire in sicurezza. Certo. Ecco, io Mauro ti faccio una domanda. So che ti occupi tu della registrazione vera e propria dei gruppi. Ecco, cosa spinge un gruppo oggi a venire in studio, magari a produrre il suo primo album, a registrare insomma le proprie idee poi su traccia? Guarda, io penso che in questi ultimi anni, con l'avvento della distribuzione digitale, la possibilità di distribuire nell'area digital store, tutti anche hanno avuto la possibilità di aprirsi, di dare le loro idee al mercato musicale. Quindi c'è stato l'impegno anche da parte di diciamo esordienti, emergenti, comunque anche noi lo vediamo anche qui, chi lo fa per hobby, la possibilità poi con le nuove tecnologie audio è molto più fruibile, la possibilità di registrare le proprie idee, diciamo che c'è stato possibilità in questo periodo, soprattutto per chi lo fa. Diciamo, noi ci apriamo anche ai gruppi che si stanno affacciando per la prima volta. L'esperienza dello studio di registrazione sicuramente è molto da quella, l'esperienza live, la sala prove, però è un'esperienza molto creativa che consiglio poi a tutti, perché la musica ci si esprime anche così. Ecco, Roberto, parlando un po' del lato tecnico, diciamo, dello studio e delle sale prova, quali sono stati magari gli accorgimenti in questi giorni che avete attuato per sanificare il tutto, per rendere insomma fruibile poi ai gruppi che verranno a registrare? Allora, abbiamo sigillato il divano. No, non ci si può mettere sul divano. No, vabbè, le accortezze, a parte pulire a fondo le sale, come facciamo poi di frequente, insomma, noi ogni tot tempo, comunque al di là del coronavirus, puliamo. Non ho fatto nient'altro che fare la solita routine di pulire, diciamo, sterilizzare un po' tutto, e abbiamo pulito i filtri dei condizionatori, come facciamo normalmente, però in questo caso li abbiamo ripassati più a fondo, erano stati puliti da poco, però abbiamo ripuliti ulteriormente. Ma fatto questo, nient'altro, perché poi saranno comunque le persone a
rispettare le norme classiche, standard, ovvero mascherina. Comunque noi abbiamo igienizzanti qui, tutti i prodotti che forniremo all'entrata ai musicisti. Chiaramente eviteremo le note nei luoghi comuni, eviteremo che si incontrino i gruppi, faremo dei Certo. turni magari intervallati di mezz'ora per far sì che entra un gruppo e dopo mezz'ora ne entra un altro, così non si incontrano. Piccole attenzioni per evitare, ecco, gli assembramenti, solo questo, perché poi Certo. nella sala chiaramente non più di 4 persone, al massimo 5 in quella più grande. L'importante è che ci sia 1 metro, essendo un luogo chiuso, e più di distanza uno dall'altro, ma normalmente quando suonano c'è, ognuno sta al suo posto. E basta, più di questo non Ecco, credo ci sia. diciamo che fino adesso però le regole sono state un po' poco chiare. Abbiamo anche parlato nei giorni scorsi, insomma, non si sapeva bene della riapertura fino all'ultimo. Quindi, soprattutto in un settore come quello dell'intrattenimento, della musica, dei concerti, non si è fatto chiarezza fino all'ultimo. Allora, quello sul discorso, mi parli dei discorsi dei locali, dei concerti, dei live, insomma, dove c'è una mole di assembramento, insomma, lo intendono loro, di gente, sì, ma mi sembra che sono rimandati fino a data da destinare, cioè, mi sembra Dovrebbe essere il 2 giugno. dopo il 2 giugno o giù di lì, insomma. Noi siamo più una struttura con, diciamo, delle dimensioni più limitate, con un movimento interno più limitato. Comunque gli studi di registrazione e le varie associazioni, da decreto, da codice Ateco, insomma, quello che è uscito su internet ufficiale, già potevano ripartire dal 4 maggio. E noi abbiamo aspettato magari una data più concreta, con delle indicazioni più concrete, adesso il 18 maggio, insomma. Però già dal 4 gli studi potevano essere operativi. Chiaramente non era chiaro il numero di persone, era un po' più limitato, era un rapporto 1 a 1 o poco più, insomma. Era un po' più stretta l'attenzione. Adesso hanno un Certo. po' più allargato la cosa, chiaramente sarà in via sperimentale perché certezze non ci sono. Però, insomma, noi ufficialmente da oggi, già dal 4, però da oggi ancora di più possiamo ripartire, stando sempre attenti, ovviamente, Certo. rispettando queste Ecco, regole. ti faccio una domanda più, diciamo, tra virgolette, a livello imprenditoriale. In questi 2 mesi, chiaramente, le entrate sono state nulle. Come si riparte, diciamo, tra virgolette, da un periodo del genere? Sentiamo molte attività, ma anche proprio nel settore della musica, molti imprenditori nel settore della musica, magari delle proprie strutture non riaprire proprio per l'estate, o comunque aspettare magari dei finanziamenti. Insomma, è un po' complessa ancora la situazione, anche se si riparte. Sì, diciamo che è stata tosta perché 2 mesi di non attività, ma come per tanti altri, insomma, negozi o qualsiasi altra attività che ha dovuto cessare all'improvviso, ovviamente nulla nasconde, insomma, che ci sono state delle perdite. Abbiamo fatto qualche piccolo lavoro, diciamo, da remoto dove si poteva, nel senso, chiaramente da casa abbiamo finito dei lavori di studio dove si può arrivare, perché chiaramente non avendo lo studio a disposizione, non, cioè No. tecnicamente più non si è potuto ottenere. E è stata tosta, l'abbiamo affrontata perché, come tutti, abbiamo tenuto duro. Per quanto riguarda sovvenzioni, aiuti, come si sa, ce ne sono, non ce ne sono stati, non so se stanno in programmazione, ma questo è un settore abbastanza, mi viene da dire, dimenticato, insomma, come lo spettacolo, il teatro, musica, Sì. un po' tutti stanno abbastanza incasinati su questo fronte. Assolutamente, soprattutto su un settore come l'intrattenimento, che proprio vive di persone, vive insomma di musica, ecco, in questo caso la musica di musica live. A proposito della registrazione, invece, tornando al discorso di prima, parlo con te, Mauro. Ecco,
Diciamo, negli anni è cambiata comunque la registrazione in studio. Quali sono state magari i dettagli che sono cambiati negli anni e soprattutto l'importanza, ecco, di registrare con un professionista? Perché magari un po' tutti, ecco, si improvvisano quasi nel registrare, ma sicuramente la mano del professionista si sente sulle tracce poi. Sicuramente c'è stata un'evoluzione talmente grande negli ultimi 10 anni, soprattutto da che digitale, no? I partitori, le schede sono migliorate sempre più, i programmi con cui si realizza la musica, no? Sono sempre migliorati, talmente tanto che adesso, diciamo, è in voga molto l'home studio, quindi tutti pensano, comunque sono convinti di poter registrare o creare la prova, poter registrare in maniera professionale la prova musica anche senza l'aiuto di un professionista. Questo sicuramente è un errore, perché io consiglio anche a chi si approccia a questo lavoro come tecnico del suono di studiare e fare tanta esperienza, perché è importante conoscere soprattutto il suono, conoscere le macchine, i macchinari. Diciamo che l'evoluzione è andata soprattutto dall'analogico al digitale. Molti, però, devo dire la verità, che soprattutto i musicisti che fanno determinati generi musicali si stanno riavvicinando molto al suono analogico, no? Che è più quello che definiscono più sporco, però più vero. E quindi anche molti studi si stanno attrezzando, come abbiamo fatto anche noi, la possibilità di fare la catena analogico-digitale, quindi avere anche la fase di registrazione in analogico. Quindi ecco, il consiglio è quello, sicuramente è importante non prendere sotto gamba la musica e la produzione musicale, che è quello che purtroppo per un periodo abbondante è avvenuto. Infatti io credo adesso un po' si sta riprendendo questa cosa, però per un periodo era anche un po' scaduta la qualità, sia del lato interpretativo del musicista stesso che quello della produzione, poi sia tecnica che artistica. Anche Quindi anche perché comunque se come in tutti i campi, insomma, c'è il professionista che si occupa di quello, anche il tecnico del suono o comunque i professionisti del settore musicale sicuramente hanno un occhio diverso e un orecchio soprattutto diverso. questo è ovvio, sì. Per questo io, l'importante è prendere sul serio la musica, diciamo, ecco. Perché se la vogliamo, se vogliamo farla bene, se vogliamo dargli importanza, farla riprendere, è importante anche capire che questo è un settore che ha bisogno di professionisti. I professionisti devono essere considerati, perché c'è bisogno di studiare, c'è bisogno di tanta esperienza. Quindi ecco, questo è fondamentale. Assolutamente, ecco Mauro, io invece ti chiedo, negli anni insomma avete avuto un'evoluzione, sala prove, poi studio di registrazione, avete in programma magari visto ecco, il momento di ripartenza, diciamo così, di sviluppare magari nuovi progetti anche per il prossimo futuro o magari per un futuro più lungo? Progetti, devo dire la verità, prima di questa pandemia ne avevamo veramente tanti. E poi ovviamente adesso stiamo aspettando per ricominciare a pensare a come attuarli, anche perché, come diceva prima Roberto, è difficile poi rientrare dopo un periodo così pesante, 3 mesi fermi. Poi al momento, come diceva, non è che ci siano aiuti. Quindi diciamo che noi, il nostro progetto era spingerci, e già avevamo cominciato a farlo, anche oltre che il lato musicale, convogliare anche il lato audiovisivo, diciamo. Infatti avevamo cominciato a lavorare con dei voiceover, a lavorare anche a dei cortometraggi o lungometraggi facendo il sound design.
Quindi volevamo approcciarci anche a questa parte del lavoro, quindi il sound design e tutta la parte del progetto anche audiovisivo, perché ormai, come vedi, no, si sta ampliando tanto la cosa, cioè non c'è più, in molti casi non c'è più solo la musica, ma il progetto è quasi sempre audiovisivo, cioè quindi convoglia un po' tutto lo spettro, ecco. Però è tra i progetti. E tra i nostri progetti, sicuramente. Io, ecco, prima di chiudere, ti chiedo Roberto, insomma, si sta ripartendo in questi giorni e anche i gruppi hanno comunque la volontà di tornare a suonare, di tornare a registrare anche i propri pezzi, insomma. Tornare alla vita quotidiana, ecco, che si è un po' persa, anche perché diciamo che il mondo della musica, tranne il lato quello professionistico, non è quasi mai tanto considerata, invece, comunque andrebbe considerata poi come gli altri campi artistici del resto. Quello sì, quello sì. E nel senso, anzi, siamo contenti perché tutti quanti hanno iniziato scusa il telefono, hanno iniziato a contattarci già da settimane prima, chiedendo informazioni, ovviamente chiedendo come stavamo, e a maggior ragione in questi giorni hanno incominciato a riprendere le prove di registrazione. Dobbiamo continuare dei lavori lasciati purtroppo in sospeso all'improvviso, che erano iniziati prima di questo casino. E no, la voglia c'è, chiaramente chi suona non si fermerà mai. Quindi a maggior ragione 2 mesi di stop, 2 mesi condizionati così, sicuramente daranno uno stimolo in più per ripartire e venire a suonare. Insomma, ci sarà anche sicuramente voglia di poter suonare dal vivo, ma questa purtroppo sarà un po' una stretta, perlomeno per questo, penso fino a quest'estate, inizi settembre. Purtroppo penalizzerà quel settore lì. Però magari in sala le prove o riprendere dei progetti che avevano iniziato, scrivere brani, qui ci sono tante band che vengono, come in tutte le sale, insomma, in tutti gli studi. Sia amatoriali, però c'è chi magari ha dei progetti, quindi viene in sala, viene a studiarsi i pezzi, viene a registrarli, quindi c'è tutto un bel lavoro, insomma. Alla parte di produzione piuttosto che al live stesso, ecco, sperando di riprendere il prima possibile. Questa cosa sarà condizionata, nel senso indotta, perché non potendo suonare in giro, diciamo, è un po' una cosa forzata, è un po' una scelta forzata. Vabbè, è il Certo. momento di dedicarsi Vabbè, alle nuove produzioni, quello sì, magari in sarà uno attesa dei live. stimolo, ecco, per prepararsi meglio, insomma. Certo, Nella speranza che assolutamente. poi magari quest'estate, qualche miracolo, luglio, agosto, sblocchino concerti, eventi, situazioni live e si possa riesplodere. Magari ci sarà voglia e ci sarà un incentivo in più per farle partire. Assolutamente. Io ragazzi vi ringrazio del vostro contributo, insomma, di averci parlato del mondo della registrazione e insomma del mondo anche imprenditoriale legato alla musica, sia dal punto di vista delle prove di venire in sala con il proprio gruppo, sia di costruire poi un progetto in studio. Sì, è importante secondo me questo, in un settore che c'era un po' in crisi prima di questa pandemia. Io penso che alla fine di tutto questo percorso, di tutti questi problemi che stiamo affrontando per la musica e per tutto il settore, secondo me è una grande possibilità per rinascere. Perché dopo queste grandi crisi non bisogna farsi prendere dallo sconforto, perché io credo che ci saranno grandi opportunità tra poco. Anche. Assolutamente, sicuramente lo speriamo un po' tutti, soprattutto in un settore come la musica, insomma, che in Italia sì, è tra virgolette, un po' sottovalutato, ma sicuramente poi le grandi produzioni e le grandi, insomma, i lavori si vedono. Sì, esatto. Grazie ragazzi del vostro, assolutamente, incrociamo le dita. Grazie a Bene. voi. E saluto Roberto e Mauro dell'Eco Sound per averci un po' parlato del mondo della musica che riparte, ecco,
della musica che torna, insomma, sia per quanto riguarda le proprie produzioni in studio di registrazione, sia appunto in sala prove con i gruppi che tornano a suonare, tornano a rivedersi per provare sia vecchi pezzi, sia comunque costruire nuovi progetti. Potete continuare a seguirci sul canale 264 del Digitale Terrestre e se vi siete persi qualche nostro approfondimento potete riguardarlo sul canale YouTube Radio Cusano TV Italia. Un saluto da Riccardo Borgia.